volume, però. Hai Allora, fatto bene come a state, mettere bene gli ragazze? audio. Bene, tu, Brave, Laura, posso belle, eh? dire? Grazie, brava tu, hai veramente spaccato le due puntate che sei stata al GF, ci Sì, sei super piaciuta. Per nulla davvero? Com'è stata banale, per l'esperienza? niente banale e Beh, scontata. intanto io non nasco opinionista, voi lo sapete, no? Certo. Quindi mi sono un po' ritrovata in un ruolo assolutamente nuovo e poi catapultata dal momento in cui Sonia Bruganelli mi scrisse un messaggio un po' di tempo fa per dirmi: guarda, che io vado in vacanza, temo che vuoi da me. No, mi farebbe piacere, siccome è nata questa idea, mi farebbe molto piacere che ci fossi tu in questa Ah, ti ha puntata, insomma, scritto dove io non c'è. lei. Io Sì, mi ha scritto lei e mi ha detto che pensavo si fosse fidava di la. me. Io pensavo fossero gli autori, Alfonso, perché io non sapevo, mi ero persa questo tassello, No, no, Gaia. no, lei mi ha Non so detto se. che lei, no, no, mi ha detto che lei aveva avuto questa proposta, questa, insomma, Ah, ok. gliel'avevano fatta loro, certo, e lei è piaciuta. Ma tu, Gaia, Quindi, sai ma che. Ma tu sai, Laura, che Gaia. Sì, che Laura è l'ex di Paolo Bonolis, per quello faceva molto sorridere. sì. Ma pare che Sonia Ah, ok. Proggi ha detto in diretta al trucco nel camper dove io sono stata per due puntate e la ringrazio perché mi sono mangiata delle pizzette fantastiche che erano meravigliose. Lei ha detto che Bonolis probabilmente non si ricorderà proprio più di me. Capito? Quindi No, ormai beh. dirlo. Vabbè, no, vabbè, lo Certe sappiamo noi. lezioni è meglio dimenticarsene, quindi non ne facciamo più gemma. Com'è stato Laura invece stare con Adriana Volpe? Voi Allora, è eravate già stato amiche? emozionante perché, come sapete, io ho fatto la prima edizione del Grande Fratello che, cavolo, ragazzi, io questi li invidio, si stanno divertendo, noi facevamo nulla. Beh, insomma, Non so se vi divertire a ricordate, noi tratti. eravamo lì che fissavamo le pareti. Feste una volta proprio Poche. una tanto, però il nostro è durato meno, c'è da dire. Certo. Per cui Beh, non anche. capisco che sono veramente in gamba, perché 4 mesi, io dopo 10 giorni già insomma scricchiolavo per come sono fatta io per il mio carattere. 4 mesi non ce l'avrei mai fatta. Io personalmente sono arrivata fino alla fine, quinta, però è stata un'esperienza rivedere la casa da Tranquilla. fuori innanzitutto e poi rivedere tanti autori, tanti amici, insomma è stata Certo. una bella boccata di allegria, di energia, di ossigeno. Infatti Sei ringrazio stata tutti, molto, ringrazio no, sei stata Alfonso, brava ringrazio Irene e Gergo, insomma divertente. tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità. E poi una cosa posso dirla, ragazze, non mi aspettavo Certo. veramente tanto affetto dal pubblico, ma tanto, tanto, Sì. tanto. Anche qua su Twitter, No, te lo adesso che sei stai meritata. parlando, ti stanno scrivendo Laura, grande professionista, sei molto piaciuta al popolo web, Grazie. quindi, e questo non è facile, perché ti assicuro che è molto critico. Ma invece tu No, come poi non vedi è questo facile momento? sostituire, soprattutto non è facile sostituire qualcuno che già, insomma, sta facendo qualcosa che è Certo. iniziata 3 mesi fa. Certo. Sonia è bravissima nella sua nuova esperienza. Saluto anche Adriana Volpe che mi è stata accanto nelle mie prime, emozioni, che erano quelle Sì. della paura all'inizio, no? Per cui devo Certo. dire che mi sono sentita a casa e ringrazio tutti veramente perché sono No, ma sei stata stata, accoccolata. come ti scrivono su Twitter, sei stata fantastica. Ma tu sei stata Grazie. oltretutto opinionista in due delle puntate più difficili del Grande Fratello, proprio di fuoco, dove la casa si è divisa totalmente a metà. Come vedi gli equilibri in questo momento? Ragazze, io veramente sono capitata, infatti l'ho detto anche agli autori, mi avete chiamato nelle due puntate più complicate e intanto chiamavo Sonia, torna da Dubai perché qui non so più dove mettere le mani.